Amici di Pistoia Live, un saluto da Stefano Carlesi. È la prima di campionato, inizia il nuovo cammino di Mister Morgia sulla panchina della Pistoiese, questa volta nel girone E, che almeno alla luce dei nomi sembrerebbe leggermente più semplice di quello che invece ci ha visti impegnati lo scorso anno. E quest'oggi è la volta di Pistoiese Bastia Umbra. La Pistoiese scenderà in campo con la formazione che abbiamo visto recentemente nelle ultime partite, anche in buona parte nella amichevole che abbiamo dato in diretta giovedì contro l'Aglianese. Ecco gli 11 scelti da Mister Morgia. Si parte con Sambo in porta, difesa a 3 con Molnar, che ha ricevuto finalmente il transfer. Poi Collacchioni centrale e Nocentini, centrocampo a 4 con Belli, Buglio, Gambadori e Giordani. Il tridente è formato da Toledo, Bigoni e Peluso. Do lettura anche della formazione del Bastia, che gioca con Mancioli, Stoppini, Valeriani, Mattia Cossu, Pierotti, Marchetti, De Santis, Fontanella, Baccarin e Palavisini. Il momento di fare davvero una partenza migliore di quella che ci ha visti protagonisti domenica scorsa contro la Lucchese in Coppa Italia. E allora andiamo a vederci subito tutte le immagini più importanti di questo match. E rimessa con le mani per la Pistoiese, Buglio per Toledo, parte il cross del brasiliano, la deviazione di testa di Bigoni, palla alta, Toledo, la palla centrale per Bigoni, salta Bigoni, il tiro, gol! Gol di Bigoni! Questo è il Bigoni che vogliamo! Che gol di Bigoni! Bigoni riesce a mantenere il possesso del pallone, Toledo, quello è il passaggio per Peluso, Gambadori da fuori, la botta, palla alta. Ecco, dal limite il tiro, bel tiro, palla sul fondo di un metro. Ecco il cross di Buglio, libera l'area di rigore, palla resta ancora lì, la girata di Bigoni, parata del portiere, ancora Bigoni. E ottima la risposta di Mancioli, altro calcio d'angolo per la Pistoiese, continuiamo così. 2 di recupero nel primo tempo, segnala Vassallo, calcio di punizione per la Pistoiese, ecco la battuta in area di rigore, Peluso a vuoto, mentre l'arbitro manda calcio di rigore per la Pistoiese, calcio di rigore. Parte Angelo Buglio, spiazza il portiere, 2-0 per la Pistoiese. Ecco il lancio a cercare Bigoni, trattenuto in area, questo è un calcio di rigore netto, via, scandaloso, era anche espulsione. Gambadori, Buglio, palla centrale, lo scambio tra Peluso e Toledo, il tiro di Peluso e il gol del 3-0, siglato da Peluso. Belli cambia con Toledo, il brasiliano apre ottimamente per Bigoni. Dall'altra parte, ecco Bigoni, la palla dentro per Peluso, tiro, rete! Rete! Doppietta di Peluso! 4-0 Pistoiese! Che ripassata! La doppietta di Peluso, che adesso abbandona il campo, si prende gli applausi che devo ammettere sono meritati. Entra Minincleri, applausi per Peluso, coro dalla curva, e ce li ha i numeri questo ragazzo. Parte la battuta del calcio di punizione direttamente fra le braccia di Sambo, che blocca con sicurezza. Cross di Toledo a vuoto, Minincleri, non c'è verso, incredibile. Eccolo Minincleri dalla bandierina, c'è Collacchioni, sono 5-0, la manita. Esce Toledo, dentro Sacca, applausi a scena aperta del Melani, 5-0 della Pistoiese, grande prestazione anche del brasiliano, che dal 5 a Morgia al vice Coppola si siede in panchina. Adesso dal limite dell'area
prova lo scambio, è buona la giocata in area di rigore, il tiro, parata, parata di Sambo che poi esulta e sulla ribattuta c'era fuori gioco. Attenzione, parte solo davanti al portiere, ecco il tiro! Mininkleri, 6-0, cappotto della Pistoiese che vuol fare la voce grossa in campionato, lo fa capire subito dalla prima, mette la firma anche Simone Mininkleri, sono 6-0. Non c'è tempo per il calcio d'angolo, finisce qui la partita, è 6-0 per la Pistoiese che cala il cappotto su gli avversari umbri, una Pistoiese deliziosa che non ha praticamente concesso niente agli avversari, asfaltati per ben 6-0. C'è poco da dire in questo post partita, il risultato parla da solo, è un 6-0 davvero convincente per una Pistoiese che oggi ha concesso poco o niente agli ospiti del Bastia Umbra. Nel primo tempo è stato Bigoni a sbloccare le marcature, poi nel finale il calcio di rigore di Angelo Buglio e quindi è andato a sconfiggere la sfortuna che nello scorso campionato lo ha toccato spesso e volentieri mettendo in dubbio le sue capacità di rigorista che in realtà fino a quel momento non erano assolutamente mai state in dubbio, e invece adesso una grande Pistoiese che quindi nel secondo tempo va a capitalizzare il risultato, 4 gol, i primi 2 gli segna Peluso che nel primo tempo era stato magari poco convincente, poco cinico sotto porta, non si può dire lo stesso nel secondo tempo, in 5 minuti ha sdraiato definitivamente il Bastia Umbra, poi c'è spazio anche per Collacchioni e Simone Mininkleri. Per riguardo a qualche statistica interessante, la vittoria con il più grande punteggio all'esordio per la Pistoiese in ogni campionato, quindi in tutta la storia mai la Pistoiese la prima di campionato aveva vinto con un così grande scarto di punteggio rispetto agli avversari. Bene la difesa che oggi non ha subito gol e soprattutto, come ci dirà poi Collacchioni prima dell'intervista, è proprio Collacchioni che aveva fatto gol anche all'esordio, si parlava della C1 contro la Cremonese, sconfitta per 2-1 degli arancioni, quel gol lo fece Collacchioni all'esordio, ai tempi in cui il nostro centrale difensivo era ancora in maglia arancione in altre categorie, quindi gli auspici sarebbero buoni. A questo punto noi vi lasciamo al prossimo video che caricheremo a brevissimo con tutte le interviste, a più tardi, amici di Pistoia Live.